Buongiorno, prima di tutto una breve spiegazione per questo video. Oggi, una domenica pomeriggio, ero in casa a fare una mazza, quindi ho detto perché non prendere la moto e andare a fare un giro. Intanto mi è venuto in mente del mio amico Marty Powa che fa spesso queste gitarelle in moto, andando in giro per stradine sperdute in mezzo alle montagne. E niente, quindi ho voluto emulare le sue gesta seguendo una strada oltre Monte Cavolo. Non ho la più pallida idea di dove possa essere in questo momento, però semplicemente dopo aver fatto diverse salite in prima e tornanti e balle varie, sono arrivato qua, mi sono voltato indietro e ho visto questa roba qua, insomma. Mi pareva il caso di documentare, con ogni probabilità quella città là in fondo è Reggio, quindi insomma, la storia. Poi vediamo se Marty Powa metterà sul suo sito tutta questa roba qua, in modo tale da documentare anche i miei viaggetti. Soprattutto che accetti la qualità ovviamente decisamente inferiore di questi miei filmati rispetto ai suoi. In ogni caso, qua è veramente bello, temperatura nulla ha a che vedere con quella di Guastalla, quindi una figata. Piace tantissimo. Non mi fermerò qua, ho intenzione di continuare a salire, voglio vedere cosa c'è dopo e comunque continuerò a far foto e vediamo dove vado a finire. Vado sempre dritto perché ho paura di perdermi, anche per adesso sono andato sempre dritto e dal momento che non ho la più pallida idea di dove sono, meglio non rischiare, visto che non ho nessun GPS. A dopo. Ciao di nuovo, continuo ad avanzare, finalmente guardandomi intorno riesco a capire, ad avere un'idea di dove possa essere in questo momento e praticamente quelle mura diroccate sopra quella roccia là, che non so se si vedano, lo testimoniano, praticamente quella roccia è dove giaceva il castello di Canossa e quant'altro. Praticamente sono già andato là davanti a vedere, ho visto che addirittura hanno il coraggio di far pagare per vedere quattro mura che stanno su, quindi io ho girato la moto e sono tornato qua e giusto per far vedere da lontano com'è. In ogni caso qua di nuovo la temperatura è molto mite, sono salito di nuovo su una piccola collinetta e qua c'è una vista spettacolare, praticamente io mi giro a 360 gradi e vedo tutto sotto di me, è una figata assurda. Non ho la più pallida idea di che paesino sia quello là, però poca importanza ha. Queste sono le colline barra Appennini Reggiani, molto bene. Ovviamente darò tutto questo materiale al mio amico Marty Powa e vediamo se avrà il coraggio di pubblicarlo. Speriamo di sì. Bene, sono sulla via del ritorno. Vi saluto, posti fantastici, speriamo di tornarci presto. Ciao!